Ecco. Ottime frittelle. Comprati un cappello. Che cos'è? $1,500. Andatevene in Florida qualche giorno. Io non li voglio questi soldi se vengono da una cosa losca. Io e il mio socio forse ci compriamo un nightclub. Ti senti meglio se mi occupo di nightclub? Certo, basta che sia alla luce del sole. Quando lo saprete? Beh, dobbiamo vedere se il tizio vuole vendere. Lo stiamo persuadendo. Se chiedi educatamente, la gente ti dà retta. Aspetta una chiamata da Ginger Rogers. Non è soddisfatta del suo agente, quindi chissà. Phil, è Rose. Rose? Tua sorella. Mio figlio sta venendo a Hollywood. Quello cena con Fred Astaire e Gary Cooper. Sai che emozione. Ciao. Vieni, seduto. Vedi, beh, questa città si regge sull'ego. Io sono Bobby. Bonnie, vieni qui un attimo. Bonnie, questo è mio nipote, Bobby. Howard ha vinto 2 Oscar per il soggetto. Wow, congratulazioni. Grazie. Non mi conosce nessuno, sono uno scrittore. Benvenuto a Hollywood. Ciao, bello, ti sei già annoiato? Beh, mezzo annoiato e mezzo affascinato. Mio fratello Ben ha un nightclub, mi ha chiesto di aiutarlo. Quando lo saprai? Vediamo se il proprietario lo cede, noi cerchiamo di persuaderlo. Se chiedi con gentilezza, la gente ti ascolta. Ci sono più belle ragazze a Hollywood o a New York? Perché? È così che decidi dove vuoi vivere? Sei bellissima. Mi vedo con qualcuno. L'amore non ricambiato uccide più gente in un anno della tubercolosi. Non mi vuoi almeno provare? Sono così solo che ero pronto anche soltanto a chiacchierare, ma ora sono troppo stanco per farlo. Le piace la musica jazz? Alle 2 del mattino. Oh, a qualunque ora del mattino. L'amore non è razionale. Tu perdi la testa, perdi il controllo. È un bene o un male? Anche nessuna risposta è una risposta. Per Socrate, una vita non analizzata non vale la pena di essere vissuta. Ma una vita analizzata non è un affare. Sì? La vita è una commedia, scritta da un sadico che fa il commediografo. Oggi ho qualche curiosità per voi su Jesse Eisenberg. La sua mamma ha lavorato per 20 anni come clown alle feste dei bambini e lui è debuttato come attore a soli 10 anni, come sostituto in uno spettacolo di Off-Broadway. Ma la svolta è arrivata con il ruolo di Benvenuti a Zombieland nel 2009 e un anno dopo poi è stato nominato ai Golden Globes e all'Oscar come miglior attore per il ruolo di Mark Zuckerberg in The Social Network. Pensate che ha dichiarato di non avere mai visto una pagina di Facebook prima del film e poi ha dichiarato anche che odia guardare film nei quali recita, tant'è che non avrebbe nemmeno visto il recente Batman vs Superman nel quale interpreta Lex Luthor, l'antagonista principale. Vive in una bolla, come dice l'attore stesso, e non sa niente di quello che la gente pensa dei suoi film. Lo mette anche molto a disagio a essere riconosciuto per strada. Eisenberg soffre, insomma, come molti dei suoi colleghi famosi del resto, di disturbo ossessivo compulsivo, ovvero nevrosi ossessiva, però questo problema non ha mai avuto un'influenza negativa sulle sue interpretazioni. Ok, diciamo che Eisenberg non me lo immagino proprio come una personcina facile facile da frequentare, però è proprio bravo. Voi che dite, vi piace? Altre curiosità nel prossimo video, vi aspetto.